Due giorni di grande sport ad Agropoli, siamo all'Elysium dove si sono svolti i campionati primaverili di nuoto pinnato. Grande partecipazione e tante medaglie per gli atleti agropolesi. E abbiamo avuto tra ieri e oggi oltre 600-700 atleti. Ieri c'è stato il campionato italiano esordienti rivolto a ragazzi e bambini dal 2016 al 2013. Oggi c'è il campionato italiano master rivolto ad atleti dai 20 anni in su fino a gente di 80 anni, insomma, voglio dire. Quindi è stato un momento di aggregazione importantissimo. Siamo stati gratificati dall'assessore al turismo di Agropoli che ha chiamato la nostra responsabile, il nostro responsabile, per ringraziare del fatto che tutte le strutture ricettive di Agropoli sono piene, quindi abbiamo creato un movimento notevole. Stiamo parlando di campionati italiani, non di garette sociali. Un campionato italiano dove anche i risultati della città di Agropoli sono importanti. Ormai Agropoli, grazie all'Elysium Sport, è ai vertici nazionali. Ieri, campionati italiani esordienti, società campione d'Italia, Elysium Sport di Agropoli. Oggi, campionati italiani master, ancora non si è concluso. Puntiamo anche qui ad essere campioni d'Italia. Speriamo, ma comunque saremo sul podio anche a livello individuale. Ieri i ragazzini, insomma, abbiamo vinto, abbiamo 9 campioni d'Italia, 8 vice campioni d'Italia, abbiamo una ventina di medagliati, cioè davvero risultati sportivi importanti per Agropoli, per tutto il territorio, per la città di Agropoli, perché tenga presente che oggi qui ci sono Milano, Torino, Livorno, Friuli, Ravenna, Camaiore, Bologna, Modena, Lecce, Foggia, cioè c'è l'Italia qui ad Agropoli. Diciamo che l'Elysium effettivamente ormai è al vertice, stiamo parlando di nuoto pinnato, e al vertice del nuoto pinnato siamo tornati circa 10 giorni fa da Lignano, Sabbia d'Oro. E anche lì con i categorie, con gli atleti agonisti, siamo ritornati con 3-4 titoli italiani, insomma. E non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto 2 atleti in nazionale che hanno vinto delle medaglie a livello mondiale. E noi, grazie alla famiglia Punzo, che effettivamente mette sempre a disposizione la struttura, riusciamo ad avere qui, ad ospitare qui eventi importantissimi, perché noi facciamo nuoto pinnato, facciamo nuoto puro, facciamo nuoto salvamento, pallanuoto, nuoto sincronizzato. Il prossimo appuntamento sarà il 17 marzo, qui ci sarà un campionato interregionale di nuoto. L'ultima volta che l'abbiamo fatto, la gara similare, erano 900 atleti gara, parliamo di un'enormità di atleti e di presenze, cioè qui arriviamo a 2-3 mila persone presenti quel giorno. Poi abbiamo un altro appuntamento che per la prima volta nella storia del nuoto pinnato viene al sud, il 7 aprile avremo i campionati italiani disabili di nuoto pinnato qui ad Agropoli, e poi il 21 aprile, ci sarà il trofeo nazionale Centro-Sud, e anche in quell'occasione l'anno scorso abbiamo avuto oltre 1000 atleti gara, insomma, quindi veramente un impegno notevole, ripeto, e questo lo si deve alla famiglia Punzo che mette sempre a disposizione questo magnifico impianto. Ecco, l'ha accennato, quanto è importante avere un impianto del genere? Io credo che sia fondamentale, credo che sia importante, perché poi le società che vengono fanno le loro valutazioni, quando sentono Agropoli per loro è un momento di gratificazione, di gioia, perché hanno un territorio, hanno un panorama, hanno un impianto accogliente, cordialità, ricettività, perché sono contentissimi di come vengono accolti anche a livello ricettivo. E poi Agropoli è una città bellissima, voglio dire, hanno tutto quando vengono qui ad Agropoli. E in questo ci mettiamo poi la ciliegina sulla torta, che appunto è l'impianto della famiglia Punzo. È un weekend molto impegnativo, iniziato qui qualche anno fa quasi per gioco, e che raccoglie adesso ormai da diverse stagioni circa 2000 atleti gara, 500 presenze fisiche, tante società veramente da tutta Italia. Grosso merito non è soltanto della nostra federazione, ma anche del centro sportivo, che si presta bellissimamente, considerate le regioni, la parte d'Italia dove siamo, che non è
certamente brillante a livello di impiantistica, e l'Isium invece raccoglie le positività di tutto quello che necessita per gestire una manifestazione del genere. Parliamo di nuoto pinnato, è uno sport che riempie di motivazioni i nostri atleti, che sono veramente dotati di velocità enormi in acqua, si divertono molto. Credo che le classifiche così nutrite siano una testimonianza di quel che diciamo. Quindi anche dal punto di vista sportivo un bilancio positivo? Assolutamente sì, tante le medaglie distribuite, tante le soddisfazioni e un elenco infinito di record per quella che è la disciplina che è la Formula 1 delle attività natatorie.